Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Le donne di Giuda e della sua stirpe. Giuda, il quarto figlio di Giacobbe e di Lia, è l'eponimo della tribù messianica, la stessa da cui discenderà il re Davide e alla quale apparterrà Giuseppe, lo sposo di Maria e padre putativo di Gesù, come ci è attentamente riferito da Matteo nella genealogia di Cristo, al capitolo 1 del suo Vangelo. Il giovane Giuda, dunque, aveva sposato la figlia di un cananeo, chiamato Sua, che vuol dire nobile. La stirpe della sua sposa, dunque, che resta anonima, era una stirpe elevata, ma non era la stirpe santa del popolo eletto. Questo elemento è importante. La discendenza del Messia, la stirpe del re Davide, che è la stirpe eletta, non è sempre perfetta dal punto di vista genealogico e più volte vi incontreremo donne straniere che sono comunque fondamentali per la prosecuzione della discendenza e della promessa. La sposa di Giuda è una di queste. Ella genera tre figli maschi, Er, Onan e Selah. Non si tratta di figure esemplari. E il testo ha cura di sottolinearlo. Per il primogenito Er, Giuda aveva preso una moglie, Tamar, il cui nome significa palma. Ma l'uomo, sottolinea il testo, si era reso odioso agli occhi del Signore e per questo il Signore lo aveva fatto morire. Allora Giuda diede la donna in moglie al secondogenito, Onan. Secondo una legge attiva nella società israelitica, infatti, nel caso in cui un uomo morisse senza figli, la sua sposa doveva essere presa in moglie da uno dei suoi fratelli, in modo tale da dare una discendenza all'uomo morto anzitempo. Giuda stesso menziona la legge quando dice al figlio: «Compi il tuo dovere di cognato e assicura una posterità a tuo fratello». Ma Onan, prosegue il testo, sapendo che la prole non sarebbe mai stata considerata sua, disperdeva il seme per terra tutte le volte che si univa alla moglie del fratello, per non dargli una posterità. Ciò che lui faceva non era gradito al Signore, che fece morire anche lui. Allora Giuda rimandò Tamar, la vedova dei due figli, nella casa di suo padre, chiedendole di aspettare finché il terzogenito Selah non fosse cresciuto. Ma non aveva intenzione di darglielo come sposo. Temeva infatti che fosse Tamar a provocare la morte dei suoi figli e temeva di perdere anche l'ultimo che gli era rimasto. Così Tamar se ne andò, ma non fu richiamata nella casa di Giuda come le spettava e le cose non cambiarono neanche dopo la morte della moglie di Giuda, la cananea. Tamar era dunque rimasta sola, ma legata comunque alla casa di Giuda in virtù del contratto matrimoniale e senza alcuna possibilità di risposarsi o di decidere della sua esistenza. La prima parte di questa storia vede dunque le donne soccombere di fronte allo strapotere maschile. Ma adesso Tamar, che fino a questo momento ha obbedito subendo umiliazioni ingiuste, trova la sua condizione una soluzione astuta e diventa la donna della discendenza.